Salve a tutti, vi trovate nell'antica bottega L'Arte della Terracotta Papillo, della famiglia Papillo, a Gerocarne, qua in provincia di Vibo Valentia. Ecco, quella nostra bottega, ecco, dove da generazioni noi facciamo terracotta. La nostra produzione, ecco, si distingue nella classica pignata, oppure nei vasi, vasellame in generale, eppure nei tegami, quelli da usare sulla fiamma. Noi la terracotta, ecco, è tutto un prodotto qua gerocarnese, diciamo così. L'andiamo ad estrarre da noi in estate, poi la portiamo qua in laboratorio dove l'inverno poi la andiamo a lavorare. Ecco, si parte dall'argilla che poi viene frantumata e da lì messa a bagno con dell'acqua in questa vasca, dove sta a riposare per una notte. Una volta messa in questa vasca, diciamo che si prende e si mette nell'impastatrice, che ci fa da estrusore per togliere i vari, diciamo, radici che ci possono essere nella terra, oppure delle pietruzze. Ecco, fatto questo lavoro, si preparano direttamente i blocchi di argilla che poi andremo a lavorare al forno. Questo qua già stavamo preparando un pezzo. Questo siamo proprio nella fase della lavorazione. Questo è il mio, come potete vedere, contorni a pedali, quello vecchio che si è ancora azionato con i piedi. Andiamo, questo che vedete è la classica forma della pignata, quella che noi qua i calabresi siamo molto legati. Qua ci facciamo al camino, ci facciamo i fagioli, tutto, qualsiasi cosa. Questa qui adesso, una volta fatta, la mettiamo al sole per una prima fase di essiccazione. Perché così, una volta essiccata, la portiamo di nuovo dentro, dove andiamo a mettergli i manici che poi serviranno per la presa della pignata. Una volta fatto questo lavoro, la mettiamo di nuovo ancora ad asciugare per la fase della stagionatura e della cottura.